molto chiari che parlano del mare. E il titolo è Buttiamo a mare tutti i guai. Loro non riescono ancora a sentirci. Intanto vi do qualche indicazione e poi una volta che saranno più vicini parleremo anche con loro. I capocarristi Gino Spinozzi e Emidio Ferri, insieme ai progettisti e figuranti di questo carro, hanno il rimedio, diciamo così, per vivere meglio il periodo attuale, che non è dei più rosei della nostra storia. No, decisamente no. E hanno collaborato alla realizzazione anche Matteo Caraianni, Fratelli Quinzi, il validissimo Peppe. Però esatto. Va bene, lì va bene. Vivendoci, insomma, la strada è quella. Torneremo alle origini, Sandro. Esatto. Vediamo. Forse non è un male, dai. Vediamo. Ma... i personaggi. Io vedo anche una sirena, un delfino. Esatto. Le tartarughe. No, testuggini. Sì, 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 vedo. Le testuggini, vedo le aragoste, comunque i granchi, i bei granchioni. Ma quello non è un re tritone, ha una corona. No, però diciamo che... almeno Nettuno. No, no, qualcuno deve essere, Nettuno. Che bella sirena, come ti muovi sirena, vuoi adescare il nostro Sandrone? Esatto. Due sirene. Lo escludo, anche perché ho timore che il palco non mi regga. Dai, tutte scuse, non diciamo cose che non corrispondono al vero. Thank you.
e basta. Avendo scoperto altri carnevali anche in giro per l'Italia, quest'anno lavorandoci qui dal palco a San Benedetto del Tronto e in mezzo a tanti appassionati, vedo che quello che tu mi raccontavi, Sandro, era assolutamente vero. Anzi, nonostante le difficoltà, la voglia di continuare a fare c'è ed è tanta. E infatti è quello che lega un pochino tutti questi personaggi che vedi tra, oltretutto voi vedete il, diciamo quello che emerge, ma dietro a queste persone, dietro a questo lavoro c'è il lavoro di tanta gente che oggi non è qui con noi o se c'è non lo notate, e questo è un grande merito anche quello di saper lavorare nell'ombra, di saper lavorare perché la gente si diverta, perché alla fine è vero che il carnevale è importante per noi carristi, per noi che di carnevale abbiamo fatto una malattia, ma il carnevale è importante per voi che siete qui, per voi che dovete divertirvi, grazie a noi e grazie a loro. Quindi un grazie. La presenza dei politici. Io adesso vorrei un sindaco che mi sta dando di parlocco, però ci sta bene perché voglio la spiego il perché, perché alla fine insomma quello che fa ha un doppio non si può fare questo spazio. Mi hanno detto che potevo fare in azione. Basta per convenzioni di manifesto oggi qui dove siamo noi allora, Roberto, dopo ogni tanto l'evento, è il sindaco di un paese. La nostra missione è quella per i bambini disabili. Noi ci tradizziamo ogni anno in questa missione. Per far sì che qualcuno abbia un momento magico di felicità. Grazie a voi, e ogni anno venite qui per piazza e la riuscite per far sì che giovani possiamo fare tanto la politica. Questo è coraggio per quello di raccogliere fondi per la situazione di disabili a cui poi appunto devolverà quello che ha fatto. Allora, questi vediamo qui davanti, che sono altrettanti dall'altro lato, sono stati realizzati interamente dai bambini, quindi è un bel lavoro che merita di essere come altri, perché tranquilli, tranquilli in apparenza, lavorano come delle macchine da guerra, senza stancarsi mai. E hanno attirato anche tanti amici esterni, qui sono piccoli, guarda, grandi gruppi mascherati. Guarda Maria Ritalla, di fronte a te hai quel signore grande vestito di nero che è Roberto, anche lui è un altro che ha tanto da raccontare sul carnevale, vero Roberto? Tante storie del carnevale sono passate anche per te e per chi era con noi, quindi è un grande regalo quello che ci fa. Che barbara, che sfida! Purtroppo io sono l'unica. Meno male che ci siete, se riuscite a contagiare anche le nuove generazioni. Come il fatto? Il punto è che non c'è mai niente di certo lavorando. Io lo so che lavorate fino all'ultimo giorno cercando ogni aiuto possibile, ogni dettaglio possibile, ogni persona che ha tutti i minuti di contagiare. Sperando che non vanno le valutazioni diverse. Meno male che tu mi accogliere qui, prima lo dicevo,
fiatina della data. No, aspetta, qua qualcosa non torna. Il nostro stanno picchiando bene. Aiuto! Ma avete anche la nocciolina dentro? Ah, non sono quelli solo cioccolato come gli altri. Guarda rapido. Questo è muto, questo mangia e basta. Lui mangia e basta. Quale vuoi, Sandro? Ah, guarda, il rosso perché intona col tuo. Allora io dico il giallo. Okay. Ciao ragazzi. Ciao, ciao belli, buonasera. È tutto. Allora, salvata da un M&M. Super Mario, Super Mario. Devi pensando notare che ho 50 litri di latte che serve sempre. Ti lo dici, poi non è pensi in alcino. Ma che pezzi. Con tutti i personaggi. Va bene, sei. Sorto. A fine di genere le vedo più. Se vai avanti, c'è Margherita. Vai avanti, 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 avanti. Ma abbassi un po' il microfono, per favore. Sì, ti dico. L'hai superato, se tu torni indietro, bravo, ancora avanti, ancora avanti, la vedi perché ha le palline gialle in testa. Ah, ciao. Ah, sei qua, io guardavo i DJ, le sigle, le fatine, è una gran bella cosa. Qua è? Ah, il quarto. È il quarto, perfetto. Come è nata questa amicizia tra Cento Buchi e San Benedetto? Ce l'avete già anche voi, il gruppo è cresciuto negli anni. Beh, sì. Quanti siete oggi? Qui, oggi ne siamo 90. Complimenti. 90, 80, certo. Promettono bene, dai. Sì. E il tema l'avete... I felt no man cared if I were alive.